non basta. Premesso che è vero, perché questa è venuta qui vari anni, vari volte, quasi sempre, tutti gli anni, no, c'è da fare una considerazione. A suo tempo Cristina ha presentato proprio qui a San Marino il caso molto particolare di un reperto probabilmente unico nel suo genere, che adesso vi ripresenterà, ma non perché ovviamente non debba ripresentare, che inutile l'ha già fatto, ma perché c'è qualche elemento in più che oggi lei vi vuole comunicare. Non vi voglio togliere nulla, ma il piacere di sapere direttamente da lei che cosa vi proporrà. Quindi, se tu sei pronto, ti passo la parola. È tutto qui. Vabbè. Un momento, che dobbiamo cercare le cose. Vi dico un buongiorno, grazie che siete qua e mi ascoltate ancora una volta. Chi è stato qui 3-4 anni fa, credo, ho già fatto questa conferenza. Si tratta tra l'altro di un essere umanoide che ho presentato, come ho detto, 3-4 anni fa. Alcuni di voi che sono stati quella volta lì a San Marino l'avranno già visto, però voglio ritornare oggi su di lui e lo presenterò in alcune parole ancora una volta per la gente che è qua e che non l'aveva visto quella volta. E poi devo aggiungere delle cose interessantissime su questo essere che sono uscite poi dopo. Ah sì. Dunque, come ho già detto, 3-4 anni fa abbiamo avuto qui ancora la conferenza a San Marino e io ho presentato alcuni oggetti fuori posto e tra l'altro anche esseri. Un animale, per quelli che sono stati si ricordano sicurissimo, e qui anche poi alla fine della mia relazione ho presentato questo essere umanoide. Questo cosa gli hai fatto? Ha fatto grande grande. questo piccolo omino è stato, parlo adesso ancora una volta un poco su di lui per quelli che non l'hanno mai visto fin oggi. Questo piccolo essere è stato trovato troppo forte. Sì, questo piccolo essere è stato trovato nel 2003 nel deserto di Atacama. Lì è andato un conoscente mio, un amico della Spagna, che si chiama Ramon Osorio Villa, e lui, un uomo già in pensione, quello all'epoca è stato direttore dell'Istituto di Ricerche Extrabiologiche di Barcellona. Sapete, io vivo anche in Spagna e là dove vivo io ho due strade più lontane, anche lui ha una casa e l'ho conosciuto. Però ci siamo incontrati, lui è andato il 2003 nel mese di ottobre in Cile, in Atacama, è andato con un gruppo di studiosi a fargli vedere un poco i luoghi di là. Ed è successo che quando stavano là, insegnandoli, li ha fatti vedere là, il deserto e non so, le rovine di non so cosa, nella località che si chiama La Noria, quando stavano là è arrivato un giovanotto di quelli che scavano nella sabbia per trovare oggetti per venderli e gli ha portato un sacchetto di lino chiuso con una piccola cordicella con questo piccolo essere dentro. Nessuno non voleva comprare questo essere e lui ha detto: io gli ho dato alcuni soldi, una mancia, e me l'ha lasciato a me.
però non so per che motivo non ha preso il sacchetto, solo l'essere, e quel ragazzo se n'è andato via col sacchetto, che era magari interessante sapere da dove viene o cosa. Così l'essere è arrivato in mani molto buone, perché Ramon si occupa proprio di queste cose e lui ha visto che c'è qualcosa di importante. Nel 2004, credo che lui è stato in ottobre del 2003 in Cile, però nel 2004, in marzo, un nostro amico Klaus Dona, che fa delle mostre su oggetti misteriosi, aveva una mostra a Berlino e io sono andata a Berlino all'inaugurazione di questa mostra e Ramon aveva esposto anche quest'essere. Quando l'ho visto, bene, le foto che vedete le ho fatte io, anche i negativi, e mi vedete poi anche con lui, che l'ho visto, l'ho avuto in mano e tutto. Questo essere qui è fotografato a Berlino. I tedeschi che sono stati lì alla mostra sono passati davanti senza prestargli alcuna attenzione, non gli è interessato affatto. E non è arrivato neanche non è arrivato neanche di essere pubblico, o in qualche modo non l'hanno fatto vedere alla gente. Adesso, ciò che posso dire su quest'essere, solo come ho detto, ripeto ciò che ho detto 4 anni fa e poi vi aggiungo delle cose interessanti. Fallo così che si vede tutto, che adesso così con porzioni non so cosa dire. 70 centimetri. Guardatelo, fallo tutto. No, di 80 centimetri. Lui è complesso, com'è in tutto. Lo vedete, è un essere molto strano. Se lo vedete così, sicuro non potete neanche immaginare quanto è grande, ve lo dico io, ha una lunghezza di 14 centimetri. Dunque è piccolino, piccolino. E qui è fotografato su un pezzo di carta bianca e messo così. Dunque è piccolo, piccolo. Ciò che è molto interessante è il fatto che non si sapeva da dove proviene e che è questo essere. Alcuni dicevano che magari è un animale, però assomiglia tantissimo con un uomo piuttosto che con un animale. È stato analizzato da veterinari che non potevano fare niente con lui, che non sapevano cos'è, ed è stato analizzato anche da medici. Alcuni medici che l'hanno visto hanno sostenuto che un feto a questa grandezza doveva essere più o meno un feto nel quarto mese. Però un feto nel quarto mese non ha questo aspetto, lui è ossificato, ha le ossa dure, ha denti in bocca ed è un essere che ha vissuto, dunque è morto, lui ha vissuto, non è prima della nascita. Adesso se lo guardate è molto interessante il rapporto, la grandezza della testa a rapporto con il suo corpo. Questa testa grande ovale, le orbite degli occhi, noi li abbiamo rotondi e lui li ha ovali, obliqui. Si vede? Dammi un di questo. Poi, la testa grande, come ho detto, molto grande, gli occhi ovali, il naso non si vede quasi, è molto ritirato e aveva in bocca 4 denti, però denti così piccoli come se avessi fatto un puntino con una matita, un piccolo piccolo piccolo, 4 piccoli denti. Ciò che è interessante è che ha 2 braccia, due gambe come abbiamo anche noi, 5 dita, però se lo vediamo così lui ha solo 9 costole e non 12 quanti abbiamo noi, solo 9. E la clavicola qui da lui non è un di questo con e la clavicola va intorno al collo come se fosse un collo, come un anello così, non come la nostra. Poi ciò che è ancora interessante, ha le braccia molto lunghe.
molto più lunghe che le braccia di una persona umana, di noi, li arrivano fino sotto i ginocchi. Cinque dita, come ho detto. Se guardate le sue articolazioni, ciò che si può notare, grazie, come funziona? Sembrano di qui. Le sue articolazioni, soprattutto il ginocchio, è anche qui, non ha le articolazioni come le abbiamo noi, dunque le ossa che si muovono così. Lui, le sue sono, non so come dire, così. Ha le due ossa si incontrano e pare, sembra che tra le due ossa c'è come un cartilagine, c'è qualcosa di interessante. Questo ci fa pensare che probabilmente poteva muovere le articolazioni in ogni direzione, non come noi solo ad un certo angolo o che ne so io. Manca la rotula, non ce l'ha, come ho detto, 9 costole, 4 piccoli denti, e se guardate la forma del cranio e anche le ossa del cranio non combaciano come le nostre così uno nell'altro, che piuttosto ti ricordano i petali di una rosa. Quest'essere è stato analizzato in Spagna e anche in Austria perché volevano vedere che rappresenta. Gli hanno fatto una trepanazione piccolina, perché la sua testa è grande quanto una nocciola, neanche, piccolina. Gli hanno fatto un buco nella testa, gli hanno elevato un po' di sostanza dell'interno, hanno analizzato questa e hanno trovato che è di sesso femminile. Però non il suo ADN non corrisponde con nessun ADN terrestre. DNA. Non corrisponde con nessuno terrestre conosciuto, dunque non è, è qualcosa di fuori. Scusa, è questo? È certificato? Ci sono documenti? Sono documenti in Austria. Documenti in Austria? Sì, è stato analizzato in Austria. Vedi anche i due immediatamente? Adesso, a me mi ha preoccupato l'esistenza di questo, è chiaro che se l'hai visto, io l'ho visto, vai un poco più lontano, così lo vedete dall'altra parte. Da quando è stato tanti anni magari sotto la sabbia, in Atacama, però dopo, adesso all'aria, ha cominciato a fare la muffa. Non so in che stato si incontra oggi. Nel momento si trova a Madrid. Si vede anche lì che il braccio è molto più lungo del nostro braccio. Vai ancora. Quando sono stata io a Berlino è venuto un professore della università austriaca che è microbiologo e un altro che è medico di medicina legale, e l'hanno portato in Austria per analizzarlo. Qui vedete le mani, le dita, i guanti di uno di questi medici che lo tengono in mano. È piccolino, lo vedete. E adesso l'ultima. Ancora una e basta, è l'ultima. E qui, questo è Ramon Osorio Vila, il ex presidente dell'Istituto di Exobiologia di Barcellona. Questo è il microbiologo austriaco, questo è il medico di medicina legale e qui è l'essere. Questo è il nuovo direttore nuovo presidente dell'Istituto di Exobiologia di Barcellona, uno spagnolo, e qui sono io. Non so perché ci hanno fatto mettere queste cose sulla bocca, perché lui è stato già toccato di non so quanta gente. E come ho detto, alla mostra a Berlino, questo è a Berlino, alla mostra a Berlino nessuno non si è interessato di questo essere. Adesso vi voglio dire una cosa interessante. Fallo la prima immagine meglio. E poi vi dico una cosa interessante. Magari è successo un fatto. Io mi sono
tanto preoccupata perché volevo sapere da dove viene, che cosa, come è arrivato qua. Le stesse domande che ci mettiamo noi tutti, questi che ci occupiamo anche di ufologia. Un giorno l'ho preso, ho delle foto fatte, ho preso la foto e l'ho presentata a un sensitivo, un medium sensitivo che è stato anche una volta a San Marino. Si tratta di Pascal Riolo, un italiano che è nato in Belgio. Però io non volevo dirgli né da dov'è, né quanto è grande, niente niente. Le ho fatto solo vedere. E lui mi ha detto delle cose interessantissime su questo essere. Poi ho avuto io in Germania un gruppo che è da mesi, da decine d'anni che lo conduco, di gente che si interessa per questi argomenti, e in questo gruppo l'ho fatto vedere solo per discutere su di lui. E lì nel gruppo si alza un signore di 80 e passa anni, nel momento poveretto è all'ospedale, è molto malato, e lui mi dice: sono sensitivo signora, e io posso, mi lascia la foto perché vorrei tanto occuparmene di questo essere. Cosa mi interessa sapere? Mi domandavo di cosa mi interessa a me sapere su di lui. E io dico, sì, vorrei sapere da dove viene, cosa è, che fa, cosa ha fatto qua, perché è venuto e così via. E lui mi dice, mi lascia la foto e faccia lei delle domande a fargli. E io mi concentro sopra e poi io gli rispondo alle domande. Adesso vi voglio solo far conoscere un po' le risposte che quello mi ha dato. È una piccola provocazione, ognuno può pensare ciò che vuole, però è molto interessante perché oggi, stando qui fuori, un signore di qua mi ha detto che l'ha fatto vedere, che l'ha filmato, e l'ha fatto vedere a una signora sempre sensitiva qui in Italia, e io ho detto cosa aveva detto. E il polmo che quello ha detto le stesse cose che avevano detto anche questi due sensitivi. E volevo solo presentarvi un po' le risposte alle domande che io gli ho fatto. Io ho fatto quasi 400 domande sul suo sistema solare, su di lui, su tutte cose che mi sono passate per la testa. Però alcune vi voglio leggere, vi voglio spiegare o vi voglio raccontare, per vedere che cose interessanti sono uscite fuori. È una piccola provocazione per questo pubblico oggi, perché è un poco diverso di ciò che avete visto finora. Io qua li devo leggere perché non li so in memoria, ho qui le domande fatte e poi anche le risposte che mi hanno dato. Questo signore anziano sensitivo ha avuto a casa sua la foto sua, la foto dell'essere, e si è messo là tranquillo, non so, l'ha tenuta 2-3 settimane fin quando mi ha risposto a tutte le mie domande. Bene, non posso dirvi tutte, però alcune, e l'interessante è che le risposte sono per ogni sensitivo sono le stesse. Io ho chiesto da dove vieni. Una, vi ho detto che è un essere femminile, di sesso femminile. Questo hanno trovato anche quelli dall'Austria, da Vienna, i medici, i ricercatori, i professori che l'hanno analizzato. Io ho chiesto da dove viene e lui dice: vengo dall'ottavo sistema solare. Mi spiega come che lui è lontano di qua contato, perché io ho messo come condizione che mi deve rispondere sempre con delle risposte che sono un poco che risposte rapportate alla nostra terra, che se no non possiamo farci un'idea. E lui dice: vengo dall'ottavo sistema solare, l'ottavo sistema contato dalla nostra terra. Dice dove si trova tuo pianeta, e dice si trova a 3 anni luce dalla Terra.
E poi, di che sistema solare fa parte la tua pianeta? E lui risponde con delle lettere, perché non risponde con delle parole intere. Ha detto V, T, Q, S, Z, U, W. Il quanto pianeta è il tuo nel sistema vostro solare? Dice il settimo. Quanta è la distanza? No. E che colore o com'è il vostro pianeta? E lui risponde di colore marron scuro. Hanno anche valli, monti e queste cose. Io chiedo quanto è grande il tuo pianeta? E lui risponde è 30 volte più piccolo della Terra. Dunque un pianeta piccolino. Di che è composto il pianeta? Dice la massa si assomiglia con quella della Terra. Che età ha il tuo pianeta? E dice è 4 volte più vecchio della nostra Terra. Fa un movimento di rotazione intorno all'asse, l'asse completamente verticale, in un tempo di 5 giorni terrestri, 5 giorni e mezzo terrestri. Poi chiedo se il suo pianeta ha satelliti e dice sì. Quanti? 4. Poi quanto sono grandi? E mi spiega che il più grande è la 50esima parte della nostra Luna. Interessante che ho messo a volte, ho ripetuto le parole, ho ripetuto le domande, però anche quando ho fatto a volte la stessa domanda, però con altre parole, e mi risponde sempre la stessa cosa. Poi chiedo se tutti i satelliti girano nello stesso senso intorno al suo pianeta, e risponde che sì. E poi dico quanti satelliti girano al contrario, e lui dice nessuno. Poi quanto è distante il tuo sistema solare dal nostro, e lui dice 3 anni luce. Quanto è distante il tuo pianeta dal nostro, e dice circa 3 anni luce. E più o meno siamo lì. Poi il tuo pianeta ha un'atmosfera? Dice di sì. Dice che l'atmosfera è composta al 90% di ossigeno. Se hanno acqua sul pianeta? Dice di sì. La nonna parte è coperta d'acqua, mentre la Terra ha 2/3. Io chiedo, conoscete il fuoco? Avete fuoco? E questo non risponde, non sa cos'è il fuoco. Io vi leggo qui solo per divertirvi un poco, non dovete credere tutto ciò che c'è scritto qua, però solo per divertirvi. Dice, non abbiamo fuoco, non conosciamo fuoco, non necessitiamo fuoco. Poi, da quanto tempo vi trovate sul vostro pianeta? E dice, da 120.000 anni. Come siete arrivati sul vostro pianeta? E mi risponde in una specie di macchina, di aggeggio, un dispositivo. Non conosce la parola della navicella o la nave spaziale, non conosce questa. Poi, con che sono arrivati? Ho detto, perché siete arrivati su questo pianeta? E dice per utilizzare meglio l'energia cosmica. Da quanti anni è popolato il vostro pianeta? E dice da circa 120.000 anni. Da quando esiste il vostro popolo? E lui risponde da più di 8 milioni d'anni. Dunque sono, se prendiamo ciò che ha detto, vuol dire che è un popolo molto vecchio, già più di 8 milioni di anni vecchio, però solo da 120.000 ha lasciato quel pianeta e è venuto su questo piccolo. Come si chiama il tuo popolo?
e ancora dice delle sigle, WX, VY, Z, dice delle sigle, parla sempre così, perché non hanno una denominazione. Dice, il popolo non ha una lingua, il popolo non ha un nome, come qui da noi, perché loro si comprendono, si intendono solo attraverso impulsi elettrici. Così dice, sempre impulsi elettrici. L'ho preguntato, quanti esseri siete sul vostro pianeta? E lui dice, 5.018. Come sono questi esseri? Molto più piccolo degli uomini. Hanno donne, dunque femmine e maschi. E dico, come vivete sul vostro pianeta? E dice sempre in apparecchi, in macchine, in aggeggi, che ne so io, una parola così. Poi ho chiesto dove abitate e risponde ugualmente, in apparecchi, in dispositivi. Come sono le vostre case? Ho detto poi, case non conosce. Vivete in famiglia, dunque più insieme? Dice sì. Come siete organizzati? Non siamo affatti organizzati. Dove non sapeva, non ha risposto. Cosa mangiate? Di che vi nutrite? E sempre quando mi riferisco a cibo, mi risponde insetti. Una specie di insetti, chissà cosa mangiano. Bevete anche? Dice sì. Respirate anche? Sì. Quanti anni vivete? Circa 30 anni terrestri. Quanto tempo potete stare senza mangiare? Ho chiesto, 30 giorni. Quanto potete stare senza bere? 3 giorni, dice. Potete vivere anche sotto acqua? Dice no. Sanno solo nuotare. Quanto tempo potete vivere sotto acqua? Io ho messo a posto a volte queste domande per vedere che risponde. E dice no, perché non possono vivere sotto acqua. Potete vivere nel vuoto, dunque senza aria? Risponde no. E poi interessante, ho chiesto, conoscete le malattie? No, non sapeva cosa sono le malattie. Che tipo di malattia avete? Niente. Che temperatura ha il vostro corpo? Mi risponde 12 gradi. Perché siete così piccoli? Perché il nostro sistema solare è 30 volte più piccolo del vostro. Dice, io ho chiesto, cosa hai nella tua testa? Dice, nella testa ho solo impulsi, sempre la parola impulsi. Quando io ho chiesto Pascal, quando l'ha visto la prima volta, Pascal ha detto, Dio santo, questa è una testa grandissima, ma tu sai che questo ha nella sua testa più di ciò che noi conosciamo tutti quanti insieme sulla Terra. Così mi ha risposto. Devo bere, che sempre devo parlare come se sia bravo, scusate. Poi, dunque, cosa hai nella testa? E poi chiedo cosa hanno gli altri nella loro testa, sempre uguale, impulsi elettrici. Che colore ha la tua pelle, più o meno come quella degli uomini? Poi, che colore hanno i suoi occhi? E dice, gli occhi sono di colore grigio, azzurro, così, azzurro grigio. Quanti denti avete? E dice 10. Hanno tutti, quanti denti hanno gli altri? E dice, come lui, anche gli altri sempre 10. E dico, durante la vita voi cambiate i denti? Come noi, no? Dice, no, sono sempre gli stessi. Come il vostro corpo all'interno? E dice, rosso come sangue. E io chiedo, quali sono i vostri organi più importanti? E dice, non abbiamo organi importanti. Dico, avete un cuore? Dice no. Batte il vostro cuore? Dice no. Avete uno stomaco? No. Avete intestino? Sì. Così come spiega, è come se avesse un tubo della bocca fino giù e basta. Intestino? Sì. Avete reni? Dice sì.
5, non solo io, ma 5. Poi avete come sono le articolazioni? E dice non abbiamo articolazioni, abbiamo solo cartilagini, ciò che ho detto prima. Poi avete ossa, dunque uno scheletro. Cosa avete all'interno delle ossa? Volevo sapere se hanno midollo o qualcosa dentro. E dice c'è una specie di spugna, una massa spongiosa all'interno delle ossa. E poi chiedo, potete muovere le articolazioni in tutte le direzioni? E dice di sì. Quante costole avete? E risponde 9. E perché la vostra clavicola è fatta in questo modo? E lui dice per poter reggere la testa molto grande. Perché avete le braccia così lunghe? E risponde per poter prendere meglio gli insetti. Se hanno vene, dice di sì. Poi ho chiesto che peso aveva, che è il peso loro, il massimo, e mi risponde 400 grammi. Bene. E quanti grammi aveva quando era nato? Quando è nato dice circa 12 grammi. Noi lo chiamiamo per essere più madri. Dice se vengono al mondo o nascono vivi, dice di sì. Quanto dura la gestazione? 3 mesi. Poi dice che escono fuori da un uovo. E ciò che è interessante, io sono stata invitata da Candida Manoliti anni fa, quando 2-3 anni fa, a Lugano, dove l'ho presentato. Interessante era che nella sala c'era una donna cilena che veniva giusto dalla Noia, di là da dove è stato incontrato questo essere, e quando si è avvicinato, mi sembra che, non so Roberto se è qui, che era anche lui presente, ma la Candida era, questa donna si è avvicinato, ha parlato con me e mi dice ma senti, questi esseri noi amiamo là in Cile, alla Noria, così si, la Noria si chiama il paese, in spagnolo la Noria e quella ruota nei parchi di divertimento, quella che si gira così, non so come si chiama in italiano. La ruota? Sì, la Noria si chiama in spagnolo, quello è. Così si chiama il paese, non so per che motivo, però è la stessa parola, questo vi dico solo così come per informazione. Questa donna mi dice sì, io vengo dalla Noria, da noi lì sono tanti di questi esseri, però mi dice interessante che sono nati, vengono dalle uova, sono uova così grandi e ho visto io delle uova così dove sono dentro questi esseri, e senza sapere questo, guarda, questo mi risponde che sono, nascono dalle uova. E che colore hanno le uova? Risponde che sono in colore, non hanno nessun colore, non so. Come è la superficie delle uova? E lui dice, è coperta, le uova sono coperte di una massa gelatinosa, che scivola così, gelatinosa. Dico, potete vedere con gli occhi? Sì. Perché hanno gli occhi così grandi? Sì, per poter vedere anche così, più, per avere un campo di vista più grande. Sentono anche, sanno sentire, hanno una specie di orecchie, però sono piccolissime, che non si vedono nemmeno. Se possono sentire dolori, mi risponde di sì. Ho chiesto quali sono i punti sul corpo che sono i più sensibili. E lui dice, in tutti i posti ugualmente la sensibilità è la stessa, non come da noi. Avete sentimenti come noi? Con questo non poteva far granché. Dico, potete pensare? Sì, 30 volte più che voi. E poi dico, cosa pensate di noi? E adesso mi risponde, potete immaginare, siete estremamente stupidi.
come vi fate capire con esseri di altri pianeti, e dice sempre attraverso impulsi, come vi capite tra di voi, sempre attraverso impulsi, avete una lingua? No, non parlo una lingua. E poi io ancora, come si chiama la vostra lingua? Non abbiamo lingua. Dico, parlano tutti la stessa lingua sul vostro pianeta? Dice, non parliamo lingua, ci facciamo capire con i pulsi. Avete una scrittura, non sapeva cosa è. Mi risponde, io dico che tipo di scrittura avete, non sapeva rispondere, perché non capiva questa nozione, questa parola. E poi ho chiesto, tutti sul vostro pianeta hanno la stessa scrittura, che a volte, come ho detto, gli ho fatto delle parole per vedere se risponde o se lo becco con qualcosa di male, o che lo faccio inciampare con qualcosa. E dice, non abbiamo scrittura, però dice, tutta la nostra conoscenza si trova all'interno della testa. Lo chiedo, sapete la matematica, sapete calcolare? Dice 20 volte più di voi. Conoscete la fisica? 30 volte più di voi. Conoscete la medicina? E mi risponde, medicina non sanno. Utilizzate utensili? Dice no. E io domando, perché utilizzate i vostri utensili? Dice, non abbiamo utensili, che non hanno bisogno. Avete delle macchine, no? Che li utilizzate sul vostro pianeta? E dice, hanno macchine che sono fatte di un tipo di metallo, però li utilizzano solo per muoversi con queste macchine, per andare anche su altri pianeti. Di che tipo sono le macchine? Dice, solo per spostarci. A che vi servono? Per poter spostarci su distanze molto grandi. Dico, a volte dormite per recuperare un po' di energia? E dice no. Poi, che energia naturale utilizzate? Dice, energia cosmica. E dico, che tipo di energia avete inventato voi? Nessuna. Perché utilizzate questa energia? Per tutto, solo energia cosmica, dice. E io dico, utilizzate anche la luce come energia? No, non specialmente, solo poco in questo senso. Dico, utilizzate plasma come energia? Dice no. Perché utilizzate plasma? Dice, non utilizziamo affatto. Conoscete metalli? Dice sì. Poi, come ricavate metalli? Con l'aiuto di energia cosmica. A che vi servono i metalli? Per farci le macchine per spostarci. Poi ho detto, portate qualcosa da altri pianeti sul vostro pianeta? Dice no. Cosa portate? Niente. Poi, avete portato qualcosa dal nostro pianeta? E dice no. E dico, cosa avete scoperto sul vostro pianeta? Cosa avete scoperto di interessante? Dice niente. Cosa avete inventato voi? E mi risponde, abbiamo imparato di utilizzare l'energia cosmica. Cosa avete costruito voi? Le nostre macchine, dico sempre macchine, agenti, dispositivi, un poco così. Come sono fatti le vostre navi cosmiche? E lui dice, non, dico sempre lui, non lei, è femmina, non abbiamo questo tipo di navi. Che combustibile utilizzate? Non conoscono, solo energia cosmica. Con che velocità si muovono? E dice 10 volte la velocità della luce. Poi, con che sei arrivato? Qua, sei arrivata qua, sempre con una specie di queste macchine, questi dispositivi. Che forma? È la forma cilindrica. Quanti pianeti avete visitato finora? E risponde 12 altri pianeti.
a che sistema solare appartengono questi pianeti e dice a diversi. E ancora chiedo che pianeti hanno visto e poi dicono che dice che sono girati intorno, hanno visitato pianeti in un raggio di 10 anni luce. Quando avete visitato altro pianeta? Dice 3.000 anni fa. Da quanto tempo sapete lasciare il vostro pianeta, dunque partire dal vostro pianeta? Dice da 6.000 anni. Quando siete arrivati la prima volta qui da noi? E questo è interessante perché tutti e tre i veggenti hanno detto che ha una età di 500 anni e mi risponde 500 anni fa sono venuti qui da noi. Perché siete venuti qua? Per imparare. Ma se siamo stupidi come voi non imparare. Cosa avete fatto qui? Non abbiamo potuto far niente. Dove siete atterrati? E dice nel delta dell'Amazzonia. Quante volte siete stati sul nostro pianeta? E risponde una sola volta. Perché siete atterrati giusto in questo posto? Perché è stato vicino a un gran fiume. Noi vi siamo visti? Dice di sì. Vi siamo sentiti? Sì. Dove vi hanno trovato? Dice non lontano da Santiago. Santiago di Cile, la capitale. Quando vi abbiamo trovato, dunque noi uomini, dice 500 anni fa. E poi ho domandato, venite un'altra volta a vederci qui? Hanno detto di no, sono arrabbiato. Quando volete venire ancora sul nostro pianeta? Dice no. E la Terra era il più grande pianeta che loro abbiano mai visitato. E poi ho detto, con che scopo venite un'altra volta? E risponde che non vogliono più venire. Ho detto, avete lasciato qualcosa sul nostro pianeta che è vostro? Hanno risposto sì. Cosa avete lasciato qua? Uno scheletro. Avete preso qualcosa con voi dal nostro pianeta? No. Cosa avete preso? E dice niente. Poi, sei stata già a vedere altri pianeti? Dice sì. Quando sei venuta qua? Ho chiesto un'altra volta, dice 500 anni fa, sempre quadrano le risposte. Quanto ha durato il tuo viaggio fino qui da noi? E dice 3 mesi. Con che sei arrivato? E mi dice con una specie di cilindro. Quanto è stato grande questo cilindro? Dice 4 metri di altezza. Con che ha funzionato? Con energia cosmica. Qual è stata la sua velocità? Dice un mese nostro corrisponde con un anno luce loro, dunque ha fatto 3 mesi nostri per venire qua, che siamo a una distanza da loro di 3 anni luce, secondo ciò che mi ha raccontato. Perché siete atterrati nel deserto Atacama? E dice non siamo atterrati là. Quanti esseri eravate a bordo della nave? E ancora dice non era la nave cosmica, siamo stati 6 esseri, sono venuti in 6. Poi ho detto i sensitivi tutti hanno detto che un essere giovane non è adulto, dunque è come un giovanotto 18, come sarebbe uno di 18-20 anni. Poi dico sei venuto con i tuoi genitori? No. Hai fratelli e sorelle? Dice sì, un fratello e una sorella. E anche questi sono venuti con lei qua. Quando siete venuti? Ancora 500 anni fa. Cosa è successo? Perché sei rimasta qua sulla terra? E dice mi sono ammalata. Sei morta nella vostra macchina, nel vostro dispositivo là? Dice no. Sei morta quando ha atterrato il vostro, dico adesso, la vostra macchina? Dice no. Sei morta qui sul nostro pianeta? Dice sì. Quando sei morta? 4 settimane dopo l'arrivo qua. E perché?
e mi risponde solo infezione. Poi, chi t'ha seppellito nel, t'ha messo sotto la sabbia e dice nessuno? Quanto sei stata seppellita là sotto la sabbia? E mi risponde ancora 500 anni. Perché gli altri ti hanno lasciato sul nostro pianeta e non ti hanno portato via? E dice per motivi di infezione. Non volevano loro portarti? No. Poi dice non potevano portarlo sul pianeta suo per motivo che avevano, per motivo di malattie, per non portar via l'infezione nostra. Chiedo se i suoi genitori erano presenti quando è morto e mi risponde no, perché infatti prima ho chiesto se è venuto con i genitori, ha detto di no. Poi ho chiesto quanto vivono, dice vivono 30 anni, i genitori vivono ancora, dice no, solo fratello e sorella con quale è venuto, e ancora chiedo quanto, quanti anni vivete, circa 30 anni, come arrivate di avere queste conoscenze, e mi risponde che noi come esseri siamo 3.000 anni più avanzati, più avanti che voi, che noi qua. Sono con 3.000 anni più. Imparate nel corso della vostra vita, dice sì. Come imparate? Attraverso impulsi, sempre con questi impulsi. Poi se la vostra, le vostre conoscenze sono limitate, dice di no. Con quanti anni siete più sviluppati che noi? Dice ancora 3.000 anni. E dico noi qui possiamo arrivare un giorno a avere il vostro livello di conoscenze o livello tecnico come? E dice sì in 4.000 anni dunque. Poi arriveremo un giorno alla vostra tecnologia, sì? Possiamo capire la vostra tecnologia? Dice per il momento assolutamente no. Ho visto altre cose piccole qui che non sono così interessanti. E poi ho chiesto, conoscete queste nozioni? Per esempio, sviluppo, nemici, minaccia, paura, non sapeva nessuna di queste parole. Non sapeva neanche cos'è il tempo. Ho chiesto cos'è il tempo, non aveva niente da fare col tempo, non sapeva rispondermi cos'è il tempo, però mi diceva la velocità è questa e quella. Se durante la vita si sono sviluppati andando avanti, dice sì. Conoscete i nemici, dice no. Esiste qualcosa che vi minaccia, dice no. Non sa cos'è la minaccia, non sa cos'è la paura. Cosa significa il nostro pianeta per voi? E la risposta niente. Dico, ci sono stati anche altri esseri vostri qui sul nostro pianeta? No. E poi chiedo, quanti di voi siete stati qui sul nostro pianeta? Nessuno. Quante volte siete venuti qui da noi? Una sola volta. Se sono anche morti altri qui su questo pianeta? E dice no. Non so da dove sono arrivati quelle uova in Cile di cui mi ha raccontato quella signora. Un momento. Dico, c'è qualcuno dei vostri esseri che è nato sul nostro pianeta? No. E poi quanti siete nati qui sul nostro pianeta? Nessuno. Dove sono gli altri con quelli che è venuta? Dice, sono ritornati. Potete vivere sul nostro pianeta? Dice, solo poco tempo. E ho chiesto se qualcuno di voi vive con noi qui sul nostro pianeta? Ha risposto no. Ho chiesto dove vivono? No, nessuno. Poi ho chiesto... che sono tante, ma poi vedo solo quelle che sono un po' più interessanti.
ho chiesto se credono che l'alma vive dopo la morte, l'alma è spagnola, e dice di sì. L'ho chiesto quanti pianeti abitati avete intorno a voi, e mi risponde 53. Quanto è grande l'universo? Dice infinitamente grande. Se l'universo si trasforma, si muove, dice di sì. E se diventa sempre più grande, e là mi risponde no. È tutto, più o meno. Grazie. Indubbiamente è solo come curiosità, Roberto, sì, certo. Per non pensare che sono ma comunque è sempre una cosa sicuramente particolare.